Gli Stati Uniti commemorano i 23 anni dagli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, quando quasi 3.000 persone furono uccise nel dirottamento coordinato di quattro aerei. Tre aerei furono fatti schiantare da Al-Qaeda contro il Pentagono e contro le Torri Gemelle di New York. Un quarto, che si pensa dovesse colpire il Campidoglio, si è invece schiantato su un campo in Pennsylvania. Il presidente Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris, l'ex presidente Donald Trump e il candidato repubblicano alla vicepresidenza J.D. Vance hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione che si è tenuta al World Trade Center di New York. Biden e Harris parteciperanno anche a eventi simili al Pentagono in Pennsylvania, mentre Trump visiterà il Flight 93 National Memorial vicino a Shanksville, nello stesso stato. Dal 2012, tuttavia, i politici sono stati esclusi dai discorsi alle cerimonie per l'anniversario per porre maggiore attenzione sui sopravvissuti e sui parenti delle vittime. Gli attentati hanno segnato la storia statunitense, lasciando migliaia di persone in lutto e ferite profonde nei sopravvissuti. L'attacco ha anche portato gli Stati Uniti a modificare la politica estera e le pratiche di sicurezza interna del paese e hanno cambiato la mentalità di molti statunitensi che prima non si sentivano vulnerabili agli attacchi di estremisti stranieri. Back to school. In questi giorni in Italia circa 7 milioni di studenti cominciano il nuovo anno scolastico. Il primo giorno non c'è molto da mettere nello zaino, ma i genitori hanno già sostenuto spese considerevoli per cartelle, penne, astucci, album da disegno e tutto quello che serve per l'inizio della scuola. Le spese per la scuola aumentano costantemente e quest'anno le famiglie italiane hanno speso circa il 7% in più per il corredo scolastico rispetto al 2023. Ma questo è tutte le spese. Maria Rosaria e Giovanni hanno già dovuto affrontare una spesa iniziale per i loro due figli di circa 600 euro, ma questo è solo l'inizio. Le spese che invece sosteniamo durante l'anno sono, vabbè, le classiche spese sempre di cancelleria, perché non basta chiaramente il materiale che abbiamo acquistato a settembre. Dopo qualche settimana dall'inizio della scuola ci arriveranno almeno due elenchi, quindi un elenco per ogni bambino, dove ci sarà diciamo, tanto materiale da dover acquistare. Mensa scolastica, attività sportiva e corsi di lingua incidono sul budget e così si cerca di risparmiare su altre voci, come i trasporti. Noi tante volte andiamo a prendere non solo un bambino a scuola, ma ne prendiamo 4-5, in questa maniera possiamo aiutarci. Di solito la famiglia ci aiuta per accompagnarli a scuola, per le uscite molto spesso ci aiutiamo tra di noi. Per bambini e ragazzi il primo giorno di scuola è sicuramente qualcosa di eccitante, ma per i genitori significa non solo l'inizio della routine quotidiana fatta di scuola e lavoro, compiti e accompagnamenti a casa, ma anche una spesa notevole che incide molto sull'economia familiare. Giulia, amore. Patrizia è una madre single che ha già speso quasi 700 euro per Giulia, che oggi comincia la prima media. Per il suo basso reddito le verranno rimborsati quasi 300 euro spesi per i libri di testo, ma quello economico non è il solo aspetto che la preoccupa. C'è ansia, c'è preoccupazione, anche perché la gestione è solo mia. Quindi vai avanti e indietro, portala qua, portala là, cercherò di farla essere autonoma, però le spese ci sono perché tra palestra, scuola, comunque ci saranno le gite, è pesante, però si affronta. I prezzi dei libri sono aumentati del 18% rispetto all'anno precedente e comprare libri usati oppure online è spesso l'unico modo per molte famiglie in Italia di affrontare una spesa necessaria per formare i genitori di domani. Luca Palamara per Euronews, Napoli. Al termine di indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Caltanissetta, la Polizia di Stato ha portato a termine l'operazione Luomater. Sono state eseguite due distinte ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta nei confronti di 13 persone, esponenti delle famiglie mafiose di Pietra Persia e Realbuto, indagate per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, favoreggiamento personale aggravato, detenzione e porto abusivo di armi comuni, clandestine e da guerra.
Durante le indagini, coordinate dal Servizio Centrale Operativo, i poliziotti della sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo di Caltanissetta, della squadra mobile di Enna e del commissariato di Leonforte hanno rinvenuto 2 arsenali e sequestrato complessivamente 8 fucili, 3 mitragliatori e 9 pistole, con relativo munizionamento. Circa 180 gli operatori della Polizia di Stato hanno dato esecuzione alle misure cautelari perquisendo gli indagati e luoghi nella loro disponibilità al fine di rinvenire altre armi. Contestualmente, nell'ambito di un'ulteriore attività di controllo, anch'essa finalizzata alla ricerca di armi e munizioni, sono state effettuate altre 8 perquisizioni nei confronti di altrettante persone con precedenti in materia di armi o comunque indiziati di averne la disponibilità. Tassare, punto, ginocchiate, che t'ammazzo, in ginocchio, mettete in ginocchio. Ci vigilano qua, c'è tumulato di fermi, ci vigilano un motorino, un malandrino. E lui ci disse, oh chiami, e ci faccia parlare, appena scende, un mazzato a cuore e ci olive. E un mannato a pelle. Per iniziare la mia giornata di lavoro con l'inaugurazione di una struttura storica che fa parte della realtà di Palermo, della gioventù di molti di noi, ristrutturata grazie alla regione, grazie alle istituzioni, grazie al comune, in favore dei ragazzi che sono la struttura portante della società del domani, credo che rispecchi quello che è l'impegno istituzionale di noi che lavoriamo. Noi lavoriamo intensamente, quotidianamente nell'interesse dei siciliani, ci teniamo lontani da forme di polemica stucchevoli che non ci appartengono e non ci distraggono da quello che è l'impegno intenso per fare in modo che la Sicilia cresca. E sta crescendo, per fortuna, i dati economici ce lo danno, aumenta l'occupazione, aumentano le entrate fiscali, stiamo attuando delle riforme importanti, stiamo lavorando in silenzio senza passerella. Questa non è una passerella, sono qui perché oggi è una giornata storica per i ragazzi, per la città di Palermo, per le istituzioni. Io andavo al Cannizzario e mia moglie a Garibaldi, quindi mi ricorda tanti pezzi della mia gioventù, anche le storiche partite di pallavolo che si celebravano dentro la palestra, gli scontri epici tra il Cannizzario e il Garibaldi. Quella è una bella storia, una storia che si continua a ripetere con una nuova gioventù e noi anziani che facciamo di tutto per fare in modo che queste strutture vengano restituite ai giovani perché credano in un futuro migliore. È stata un'artista immensa, conosciuta e applaudita ovunque. Apparteneva a un mondo dello spettacolo che non esiste più, quello fatto da professionisti con tanta gavetta alle spalle. Una cosa impensabile oggi, dove l'ultimo degli arrivati con una semplice foto su Instagram raccoglie migliaia di follower, senza fare nulla. Era tornata attualità tempo fa grazie all'enorme successo del suo Bongo Cha Cha, ripreso e remixato dai Good Boys che ne avevano fatto un tormentone estivo. Nel 1966, ospite dello show di Dean Martin, padrone di casa incantato, mentre Caterina, accompagnata dalla chitarra, esegue simpaticamente dal vivo One Note Samba, Samba di una nota sola, in portoghese Samba di una nota sola, una canzone composta nel 1960 da Antonio Carlos Jobim e Newton Mendoza. Musicista, ballerina, showgirl, l'unica artista italiana che è stata veramente conosciuta all'estero. Nonostante il suo valore, quello che ha fatto per non c'è stato mai posto nella cultura e nella storia della nostra musica. Anche Mamma Rai l'ha sempre ignorata. Una dimenticanza grave che la dice lunga su chi si occupa oggi di spettacolo. Le previsioni meteo di Globus Television per venerdì 13 settembre 2024. Venerdì, pressione in diminuzione ma caratterizzata da generali condizioni di bel tempo nel cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Venti forti da ovest e sud-ovest. Temperature massime fino a 31 gradi. Minime stabili, mare molto mosso.